Esiste ancora un futuro per l'agricoltura? Se lo sono chiesti gli ospiti del convegno che si è svolto ieri pomeriggio al Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocciolino Sarnese, promosso dall'associazione Fare Italia. Protagonisti a vario titolo della filiera produttiva della terra, non tutti per la verità ottimisti sul fatto che le istituzioni pubbliche sappiano valorizzare al massimo quella che rappresenta una, se non la prima, vocazione del territorio. Purtroppo l'agricoltura, che è uno dei pochi volani per l'economia dei nostri territori, viene continuamente violentata da varie attività che nulla hanno a che fare con l'agricoltura. Noi con questo convegno cerchiamo di lanciare una opportunità, un progetto, un'idea innovativa, che però è stata già utilizzata in un'altra regione d'Italia, che è la Puglia, dove è stato lanciato il marchio d'area della regione Puglia, e funziona e sta dando risultati. Lo stesso discorso lo vogliamo portare qui nell'Agro Nocciolino Sarnese. Questo tema che da anni stiamo denunciando, la sottrazione di suoli agricoli soprattutto in aree vocate, è un problema che abbiamo rimarcato notevolmente. Sicuramente ci sono ancora delle aree dove è possibile produrre. È chiaro che più le dimensioni aziendali diventano piccole, più diventa difficile competere all'interno di un sistema di globalizzazione. L'Agro Sarnese Nocciolino, da questo punto di vista, sarà devastato. Sicuramente c'è bisogno di una riorganizzazione urbanistica che vada alla salvaguardia di quel poco che è rimasto, ma questi fenomeni vanno comunque combattuti anche in aree diverse dalla Costa Sarnese, come quello che può essere la Piana del Sele. Nella Piana del Sele ci sono dei tentativi importanti di occupazione di suoli agricoli. Questo nell'ottica anche di una rivalutazione soprattutto delle aree urbane. È possibile fare degli investimenti, bisogna fare delle scelte, stabilisce strategicamente i comuni che cosa vogliono fare, se andare a recuperare un'area che è quella che ha una storia e salvaguardarlo, oppure continuare a fare speculazioni edilizie su terreni che possono essere destinati ad altri usi. Uno dei quelli è sicuramente il settore agricolo. Certo, l'agricoltura non sarà mai la panacea di tutti i mali in un momento come questo. Può essere di aiuto all'economia del territorio. Può essere di aiuto all'economia del territorio, soprattutto in considerazione del fatto che creare un posto di lavoro in agricoltura costa molto meno che in altri settori, quindi e non c'è bisogno di raccomandazioni. Cioè, quell'addio che mandi il buon tempo, a parte quello no. Stasera qui per discutere.